Ale to, co przeżyłam w obozie, wpłynęło jednak na całe. Quello che ho vissuto nel campo di concentramento ha influito su tutta la mia vita, non solo su quella di bambina, ma anche su quella di adolescente, adulta e adesso di persona anziana. Quell'esperienza mi ha aiutato a capire come affrontare situazioni estreme. Tutti mi dicono: ma come sei forte? Bardzo długo nie opowiadałam. Io per molto tempo non ho voluto neanche parlarne. Mi sono coperta quel numero con un cerotto. Portavo, e ancora oggi lo faccio, dei guanti perché nessuno mi possa fare delle domande. Da ragazzina l'ho vissuto nel peggiore dei modi e mi chiedevo come fosse stato possibile avere permesso che mi si rinchiudesse laggiù. Mi sentivo peggio degli altri. Accusavo me stessa di non essere stata una brava bambina e pensavo che il fatto di trovarmi lì fosse un castigo. I bambini costruiscono la propria relazione con la madre quando sono piccoli, ma io questa possibilità non l'ho avuta e dopo la guerra mi era difficile considerare mamma la persona che mi ha cresciuto, perché ormai ero troppo grande. Bardzo interessująca i pełna. L'incontro con la mia vera madre, dopo 17 anni, fu estremamente emozionante. La mia mamma, infatti, venne spostata con le marce della morte, prima a Ravensbrück e poi a Bergen-Belsen. Lì venne liberata dagli alleati. In quel campo la situazione era drammatica. Persino Hitchcock girò un film su quel campo. Dopo 17 anni ho scoperto che mia madre, laggiù, disse al comandante sovietico che voleva essere portata ad Auschwitz perché lì aveva lasciato la sua bambina. Il comandante, tipico dei russi, disse che tutti i bambini erano stati portati in Russia in orfanotrofio. E quindi lei partì per cercarmi in tutti gli orfanotrofi. Ma lo fece solo 3 mesi dopo la liberazione, perché si trovava in uno stato pietoso. Pesava 33 kg, nonostante fosse alta 1,74 m. Io non pensavo a lei, pensavo fosse morta. Dopo la liberazione, quando uscì dalla baracca, mi venne fatta vedere una catasta di corpi. Mi venne detto che lì, tra di loro, c'era anche mia madre. Io ero così abituata a convivere con la morte che accettai quell'informazione come niente fosse e smisi totalmente di pensare a lei. Ale później, kiedy już miałam te 18 lat, quando ormai avevo 18 anni, alcuni amici iniziarono a chiedermi come potessi vivere in quel modo, senza sapere chi fossi, quali fossero le mie radici. Loro stessi mi diedero dei contatti di alcuni uffici che si dedicavano a questo tipo di ricerca. Scrissi a tutti e alla fine un ufficio di Amburgo rispose alla mia richiesta. Ci fu una lunga corrispondenza di 3 anni. Accadde che loro avevano ancora un archivio dal quale arrivò una lettera ad Amburgo, proprio presso l'ufficio di ricerca. Nella lettera c'era scritto che il numero che avevo sul braccio e che avevo comunicato io stessa all'atto della ricerca era tra quelli che qualcuno cercava anche dall'Unione Sovietica. Ricevetti una lettera nella quale mi si informava che, a differenza di quanto avevo sempre pensato, mia madre non solo non era morta, ma da anni mi stava cercando. Stava cercando la sua bambina con quel numero. Ma come sicuramente sapete, quelli erano gli anni della guerra fredda e il dialogo tra Ovest ed Est era difficile, se non impossibile. Ma tanto per Amburgo quanto per Mosca, questa era una cosa rara, un successo del genere non si era mai visto e quindi subito tutti ne vennero informati, i media, i giornali, le televisioni. Televisione, equipe filmowe przyjechały do mnie. Ogni giorno dovevo concedere delle interviste, anche per i giornali stranieri. Ho un intero album pieno di ritagli di giornale. Persino dall'Italia arrivò una giornalista di Annabella. E poi l'incontro con mia madre a Mosca. Il viaggio venne pagato dalle autorità sovietiche. Dai russi venivo considerata la prima bambina russa che tornava in patria. I zorganizzavano nam wielkie spotkanie, które odbyło się w Moskwie. I właśnie
chcę pokazać, jak już o tym zaczęłam mówić, że organizzarono un grande incontro a Mosca e fecero sapere attraverso i telegiornali e i cinegiornali che sarei arrivata presso la stazione Bielorussia. Quando il treno arrivò in stazione e si aprirono le porte del vagone, io ero lì, attendevo con un mazzo di rose in mano la mia mamma. Le avevo preparate per mia madre. Ma dal finestrino vedevo centinaia di persone, uomini e donne che piangevano. Rimasi davanti alla porta del vagone senza sapere che cosa fare. Vagonu i chcę właśnie wiozę bukiet róż, które chcę dać mojej mamie. Ale widzę tysiące ludzi, którzy wszyscy płaczą, i mężczyźni i kobiety. Ja stoję w tych drzwiach wagonu i nie wiem co robić. Trzymam ten bukiet róż, chcę go dać mojej mamie. A moja mama e in mezzo a quel tumulto, mia madre, come pietrificata, svenne. Forse aveva ancora negli occhi la bambina di 4 anni che aveva lasciato nel campo di concentramento e ora si trovava davanti a una ragazza di 18 anni. Bo oni wszyscy się żywili po prostu tą nadzieją, bo nie było rodziny, której by coś nie stracili. Questa cosa risvegliò la speranza di chissà quante altre famiglie che ancora aspettavano qualcuno. Se è capitato a noi, c'è speranza anche per loro. Questa è una delle foto. Ce ne sono centinaia, perché eravamo circondati da una quantità impressionante di fotoreporter. A zdjęcia w Annabeli mam nie gorsze niż Sofia. Ho un album enorme e nelle foto di Annabella sembro quasi come Sofia Loren. Ero così giovane. Także to już te, jaka, ogni volta che racconto la mia storia qualcuno mi dice ma questo non l'hai mai detto. Me ne sarò dimenticata, rispondo, perché i ricordi vengono alla luce ancora un po' per volta. Wie pani, oni bardzo się starają. Jest taka organizacja Maximilian Kolbewerk. Założona już wiele lat temu, wie pani? Nel dopoguerra c'era un'organizzazione dedicata a padre Kolbe che ogni anno organizzava differenti incontri con i ragazzi nelle chiese. Io in questi incontri raccontavo la mia storia. C'erano tante persone, c'era un po' di tutto. Ognuno viveva a modo suo questa esperienza. Spesso le persone provavano anche a diventare mie amiche. Ogni dążyli do tego, żeby ze mną się po prostu zaprzyjaźnić. I starali się bardzo. E in quei tempi di estrema povertà arrivavano container pieni di cibo, di scarpe e si distribuivano, perché io per fortuna lavoravo. Non ci davo tanta importanza all'epoca, ma alcune di quelle amicizie sono durate sino ad oggi. I tak nie dążyłam specjalnie do tego, ale jakoś się zawierało wiele takich znajomości, przyjaźni, które trwają do dziś. I tym bardziej, że jeszcze zaproszono mnie obejrzeć ten proces norymberski, to muzeum. Sono stata invitata a partecipare al processo di Norimberga ed il museo che hanno fatto laggiù mi ha fatto una profonda impressione. Davvero molto ben fatto. E quelle persone, qualcosa deve essere accaduto nelle loro teste. Fino all'ultimo non pensarono di aver fatto qualcosa di sbagliato. A Norimberga c'è Villa Cracovia e a Cracovia c'è Villa Norimberga, lo sapevate questo? E laggiù ho fatto conoscenza con le persone che vi lavoravano, ho fatto amicizie, anche con le polacche che si sono sposate là. Za Niemców, też za mąż, no i wszystkie jakieś takie, troszkę to wszystko się rozmiękczyło jednak po latach. Oggi tutto è cambiato, ma se dovessi vivere con un senso di rivalsa, farei prima di tutto danno a me stessa e alla mia anima. Sarei io quella malata. L'odio ucciderebbe me. Il compito che mi sono data, sino a quando vivrò, è quello di parlare di quanto mi è successo, soprattutto ai giovani, perché non permettano mai più una cosa del genere. Anche se per me non è facile, lo so. No.